Ah, ecco. Buongiorno. Pastorali, man mano passavano gli anni e lasciavano anche, diciamo, le indicazioni per adeguarsi ai vari concili che venivano fatti. Quindi c'erano anche questi adeguamenti estetici e anche proprio strutturali. Oltretutto, San Carlo Borromeo si interessa anche della parte economica e amministrativa delle parrocchie. Quindi ci sono, per esempio, si prende la briga di andare a controllare che alcuni lasciti testamentari non erano stati attuati. Magari c'era la Lucia da Mercante, giusto? Di Mercato, che lascia un'eredità alla parrocchia, i 50 pertiche di terreno, più lascia detto che vengano dati un moggio di misura di grano ai poveri che una volta all'anno si recavano in pellegrinaggio a Sacro Monte insieme al parroco. E invece un lascito della Cappella della Concezione, che qua diceva che i 12 fanciulli più vicini a chi aveva lasciato il testamento dovevano essere istruiti dal parroco, o se non c'erano più vicini come grado di parentela. Di prima, San Carlo Borromeo si accorge che i terreni di queste 50 pertiche, una volta morte la questa Lucia da Vimercato, non sono ancora state cedute alla parrocchia, ma vengono acquistate da un certo Speroni, e quindi San Carlo Borromeo intima lo Speroni entro 10 giorni di restituire queste 50 pertiche di terreni. C'era già nel 1500. Ma sono collegati, sono pareti o? Sarà il ceppo. Sì, ceppo. Piove sul bagnato. Esatto. Poi per esempio vengono anche istituite i turni per le messe, per fare in modo che era una zona, non a Ticempino, prettamente sia agricola ma anche con molti animali, c'erano molti fattori che dovevano accudire il bestiame, e quindi vengono anche stabiliti gli orari delle messe per far sì che ci si potesse avvicendare nei turni, nei campi e nell'abbigliamento delle In origine, questa che vediamo adesso gialla qui di fianco era la canonica, la casa del parroco. San Carlo Borromeo lascia detto di chiudere la porta che dava accesso direttamente dalla casa alla chiesa e di mettere anche delle sbarre e una sorta di cancello che chiudeva il cimitero durante le funzioni religiose, perché le persone che si recavano al cimitero per visite dei defunti durante le messe disturbavano le funzioni. Per cui l'entrata dove era? L'entrata era sempre. Ma che dovevano passare per il cimitero? Dovevano passare per il cimitero, esattamente. Poi una cosa da dire interessante di questa chiesa è che quello che vediamo adesso è un po' un palinsesto, un patchwork di vari secoli, di vari stili, perché appunto, come detto, pareggiamenti, abbellimenti, però una cosa molto importante è che per l'epoca, cioè adesso noi pensiamo a un Ticempino come un po' un paese, un po' un paesino, un po' la succursale di Tradate, no? Diciamo così, però un Ticempino, soprattutto questa chiesa in questo punto, era un po' in una sorta di triangolo con il monastero di Cairate, enclave pavese, e Torba, ma più altro il contado del Seppio, Castel Seppio. Il monastero di Torba non c'entra. Il monastero di Torba, diciamo che era collegato a Castel Seppio, quindi faceva un po' non aveva un potere politico, però il forte potere politico era Cairate e Castel Seppio, che erano qui vicini. Anni fa, ma molti anni fa, erano stati fatti dei lavori stradali e pare che per esempio quella era la casa dei Pusterla, che erano i signorotti, Pusterla e Castiglioni,
e pare che quella proprio l'impianto di quella casa a forma di torre, e addirittura avevano visto durante dei vecchissimi lavori stradali le fondamenta, chi li aveva viste aveva ipotizzato che quella casa sorgesse su una vecchia torre romana. Come erano dagli scavi di Castelseprio, ogni 5 km c'era una torre d'avvistamento fino ad arrivare da una parte, diciamo, in questa zona, e poi si spostava fino al confine svizzero per appunto avvistare gli invasori, eventuali invasori. Quindi è probabile che anche questa chiesa comunque sorgesse magari in un punto strategico. Siamo a ridosso della valle, quindi la valle che era una zona di transito molto importante. Basti pensare che era la valle dei Lumini, era uno dei pochissimi punti nel raggio di molti chilometri in cui c'era una dolona navigabile con una portata d'acqua tale da poter far funzionare il mulino. Quindi era una zona anche tutto sommato abbastanza benestante e con un traffico anche di politico e di smercio, insomma, come dicevo, vediamo un po' un palinsesto. La chiesa è stata abbandonata completamente nel 1933. Vuoi parlare di quando hanno deciso di abbandonare l'idea di ampliare la chiesa? Allora, già all'inizio del Novecento hanno deciso di abbandonarla, perciò hanno presentato, hanno chiesto tre progetti all'ingegnere Moretti, che saranno: il primo era l'ampliamento verso la valle, il secondo era l'ampliamento verso la piazza e il terzo prevedeva una quasi totale demolizione della chiesa. Allora, proprio per una questione anche economica, hanno deciso di lasciar perdere, però nel 1906 hanno ristrutturato tutte le la parte pittorica, come mostra anche quel lapide, che fa proprio il terminale terrario, cioè si segnalano la ristrutturazione nel gennaio del 1906. In quel momento si stava abbandonata l'idea della costruzione di una nuova chiesa. Però poi venne ripresa e poi si decise di trasferire in un altro luogo, che poi sarebbe stata appunto donata dalla chiesa Taglioretti, che non benestante nel paese. Appunto venne chiesto questo progetto sempre all'ingegnere Minoretti, che però non convinse nessuno dei progetti, la venne chiesto all'architetto Zanchetta, e questo, seppur con riserva, venne accettato e appunto si realizzò la nuova chiesa. Bisogna pensare che nei primi del Novecento Lonato Ceppino c'era stato un incremento demografico fortissimo, perché una volta, diciamo, venuta in meno l'importanza dei mulini, c'erano comunque, sempre grazie all'Olona, erano sorte però delle attività industriali importanti, la tintoria e altre, c'era la ferrovia, quindi c'è stato il primo flusso migratorio, prima del Veneto, prima ancora che dal Meridione, poi anche dal Meridione, ma prima dal Veneto. E quindi la chiesa non bastava proprio più fisicamente, certo, a contenere tutti i fedeli. Quindi si è deciso appunto di costruire la chiesa nuova. L'ingegnere Taglioretti donò 300.000 lire, che allora erano bei soldi, mentre la famiglia Uboldi donò il terreno su cui è stata costruita la chiesa. Comunque si parla proprio dei nomi, comunque, di Lonate, sì, cioè vecchi, cioè, esatto, le stirpi proprio di Lonate. Esatto, Taglioretti, la villona che c'è di fronte alla chiesa, poi era delle nipoti di questo Taglioretti, che era non era sposato, era senza figli e aveva lasciato. Taglioretti donò anche dei soldi per la costruzione della chiesa di Maria Bambina Il fatto che questa chiesa sia stata abbandonata, da un lato è un peccato, sicuramente, dall'altro però dobbiamo dire che forse grazie al fatto che sia stata abbandonata si sono conservate delle cose che in altre chiese sono state demolite. Per esempio, vi faccio notare l'apertura delle finestre. Avrà questo braccio, arriva in cima tipo una mano dal basso, era un po' l'aria condizionata di una volta, sentiva il circolo delle finestre. E vi faccio notare, tra i vari sviluppi dell'apparato pittorico, uno dei più importanti è stato tutto il riassetto pittorico settecentesco messo in atto e progettato dal canonico Biagio Bellotti. Biagio Bellotti era un canonico bustese
settecentesco, che aveva era un personaggio eclettico, poliedrico, era canonico, organista, architetto, scenografo, cioè, faceva tutto lui entrava in un pittore, lui entrava in origine una chiesa veneta. E la stravolgeva completamente, riprogettando un po' tutto l'assetto decorativo e non solo, anche architettonico. Per esempio di Biagio Bellotti, adesso purtroppo non ha gli affreschi di questa cappella, che sono molto rovinati. Erano completamente affrescata anche quest'altra cappella. Questa è la cappella della Concezione, questa è la cappella della Purificazione. E anche tutto, diciamo, se riuscite con il ceppino, se andate nella chiesa della Madonnetta, riconoscerete la stessa policromia, diciamo, gli stessi decori su fondo azzurro. E probabilmente sono di progetto Biagio Bellotti, tutta questa fascia di stucchi. Ecco, qui volevo arrivare. Gli stucchi sono importantissimi. Sono stucchi, se vogliamo, di gusto profano. Vediamo i grifoni, per esempio, cioè non hanno raffigurazioni sacre, non hanno nessun simbolo sacro. Però sono molto importanti perché gli stuccatori varesotti, dell'Alto Varesotto e del Canton Ticino, erano richiesti in tutta Europa. Ed è un'arte che è andata persa, non c'è quasi più nessuno in grado di fare questi lavori. Solo che cosa è successo? Essendo di gusto, tra virgolette, classico, diciamo così, profano, poi spesso e volentieri nell'Ottocento sono stati completamente demoliti perché non venivano più ritenuti consoni ad ambienti religiosi, esattamente. Mentre qui abbiamo una ampia testimonianza di questo ciclo, di questo fregio di che è un molto, molto raro. La chiesa è stata, quando si sono spostati nel 33 nella chiesa nuova, è stata praticamente spogliata completamente di tutto quello che si poteva portare via. Non è consacrata, è ancora consacrata, non è mai stata fatta la procedura di lo Stato non dà nulla, perché questa la proprietà è la curia, non è lo Stato. Forse se si parla di Giotto si muovono, ma se no. Biagio Bellotti poi ha dipinto anche c'è fuori la cappellina dell'ossario, c'è cioè Cristo del Bosco, purtroppo ormai è evanescente, non c'è quanto più. Una cosa interessante che vi faccio notare, se vedete Biagio Bellotti, qui c'era già una cappella della Concezione, infatti vi vediamo un bellissimo affresco di una Madonna. Biagio Bellotti, solo in preveniva, se c'erano delle fici sacre, non le distruggeva, piuttosto le occultava. Ma non le distruggeva essendo il corpo per devozione. Quindi qui vediamo che lui, quando ha riprogrammato l'assetto della cappella, quell'affresco rimaneva decentrato, quindi ha creato una sorta di nicchia e l'ha coperto con un dipinto su tela che trovate adesso in chiesa Lonate, dove c'è la cappella di San Lucio. Gli ha messo un dipinto, se vedete ci sono ancora le cerniere, e lui praticamente ha mantenuto la stessa cosa. Se voi ci fate caso, l'affresco della Madonna di Loreto che c'è nella chiesa della Madonnetta è cinquecentesco, tutto il resto è di Biagio Bellotti. Lì però rimaneva ben centrato all'interno della cappella dell'asse, quindi lui ha mantenuto l'affresco originale e gli ha creato attorno questa scena quadraturista, però in questo caso invece l'ha occultata con un dipinto. Là invece mi sono dimenticata di dire, sempre parlando del palinsesto, quindi ci sono due affreschi in alto, la Madonna e Gesù Bambino tra i Santi, Pietro e Paolo, probabilmente un affresco quattrocentesco eseguito quando è stata fatta la dedicazione della chiesa anche a Paolo, non solo a Pietro, questo affreschino qui nella lunetta, che è quattrocentesco, e sopra è stata fatta questa tamponatura con un affresco con una Madonna di Loreto di gusto leonardesco un po' rupestre, però
un affresco cinquecentesco, quindi ci sono molti molti palinsesti. Probabilmente se dovessimo andare di Sciabbare a fare dei sondaggi era lì, è stato trasportato, è quello che c'è nella chiesa nuova, è stato trasportato, sì. Anche lì vedete la traccia dell'affresco, anche lì c'era un affresco del viaggio dell'Occhi che è stato scappato. Caspita. Bello, non l'avevo. Quindi probabilmente qui sotto, dovendo fare dei sondaggi, si troverebbero diverse cose molto belle. Nei vari rimaneggiamenti arriva l'Onati Ceppino, Filippo Comelio, possiamo aspettare. Ah, eccolo qua. Filippo Comelio è un pittore nato a Locate Varesino, la seconda metà del Settecento, e muore nel primo dell'Ottocento. Vuoi parlare un po' di Filippo Comelio? Filippo Comelio, appunto, sistema una parte dell'altare, in cui la croce, abbiamo fatto un invece sulla statunità. Qua vediamo il no, quello non è Comelio, quello è quello è questo. Questa è praticamente la disputa della progenitura tra Esaù e Isacco per un piatto di lenticchie. In sostanza, cosa ha di interessante? Filippo Comelio, vi dicevo, è un pittore molto importante che però è stato un po' accantonato per molti secoli ed è stato ricordato, però ai suoi tempi era importantissimo. Nasce a Locate Varesino, studia la pittura all'Accademia di Bologna, si sposta a Roma a fare, diciamo, praticantato, tornando da Roma si ferma a Faenza perché c'era un prete suo conterraneo di Locate Varesino proprio a Faenza, e si resta ospite di questo conterraneo che gli fa commissionare esecuzioni di dipinti per l'ospedale maggiore di Faenza. Sta di fatto che il nostro Comelio rimane per un tempo a Faenza e sposa la figlia del, diciamo, maestro d'arte di una delle più importanti fabbriche di ceramiche di Faenza. Quindi inizia a lavorare prima con il suocero, dopodiché si mette in proprio e diventa un famosissimo, ma proprio famoso si parla a livello europeo, ceramografo, cioè quelli che creavano disegni e decorazioni per decorare le ceramiche, tanto che lui adotta una tecnica particolare per queste sue raffigurazioni su ceramica di un verde smeraldo cangiante che viene proprio chiamato tuttora verde comerio. E possiamo vedere per esempio in quel bassorilievo monocromo, possiamo riconoscere proprio il gusto neoclassico delle classiche scene che, se le avete presenti, si ritrovano sulle ceramiche neoclassiche. Filippo Comelio, appunto, dopo un po' di anni, tra l'altro Filippo Comelio, alcune sue ceramiche sono conservate sia al Museo di Faenza che al Museo del Castello di Francesco di Milano. E addirittura si è scoperto lo storico locatese, che ha fatto tutta una serie di ricerche su Filippo Comelio, ha scoperto anche i suoi disegni per, non so se conoscete, Maggiolini. Maggiolini era un esecutore di mobili intarsiati di il paese dove c'è quella che fa le scarpe, la rossetta, Paradiago. E lui faceva i disegni che usava poi Maggiolini per fare i suoi incassi. Comelio a un certo punto torna nelle terre natie, aveva già due figlie,
maschi nascono a Locate e seguono il padre nella carriera, diciamo, artistica. E Comenio è stato uno dei pittori più in voga per decorare e affrescare le ville Brianzole, che erano le ville di villeggiatura dei nobili milanesi del 700 e del 1800. Qui è molto importante, qui esegue appunto questi affreschi che vediamo nella volta di cui parlava Alexander, e questa scena molto interessante perché da un punto di vista iconografico. Allora, Nante Cecchino, probabilmente c'erano anche dei mecenati abbastanza coordinati, un po' eclettici, che sceglievano magari c'erano i pittori di eseguire delle iconografie abbastanza inclusive. Per esempio, quello che vediamo nel cerchio è l'iconografia della vera chiesa che vince, che sconfigge l'eresia, diciamo, impersonata da una specie di demoni, di serpenti, aiutata dall'arcangelo che viene. Mentre qui è la scena in cui i due fratelli, adesso non mi ricordo i nomi, Esaù e Giacobbe, praticamente il primogenito torna dalla caccia affamato, il secondogenito, e chiede al primogenito il piatto di lenticchie in cambio della primogenitura. La cosa strana è che venga scelta questa scena proprio sull'altare e che poi il secondogenito rinnega il padre a sua volta, quindi non era proprio un tipo di santo neanche lui. Quindi la cosa interessante è che, confrontandomi con questo storico di Locate che ha fatto tutti gli studi sul Comenio, io avevo avuto un'intuizione, però non ero sicura. Lui era certo di alcuni dipinti autoritratti di Filippo Comenio. Qui abbiamo, vi presento Filippo Comenio, abbiamo l'autoritratto. Praticamente quel signore con la riga in mezzo, la terza testa che vedete partendo, è Filippo Comenio intorno ai 50 anni. E non si sa se magari, perché da un punto di vista spazio-temporale potrebbe essere che come età quello a cui si rivolge sia il figlio, uno dei due figli maschi. No, praticamente Filippo Comenio è quello che ha la testa sopra la spalla bianca delle spalle. Sì, quello dietro alle spalle. Esatto. Mentre nei vari, ma di solito gli artisti si mettevano sempre in seconda fila. L'altra cosa interessante, poi un'altra cosa che non vi ho detto, a Lonate Cepino c'era un monastero di suore di clausura in via Volta. Se qualcuno è di Lonate, dove c'era una volta il calzolaio? C'è una corte. C'era un chiostro. Esatto, di quello era il chiostro delle suore di clausura che, tramite magari passaggi da una corte all'altra, venivano ad assistere alla messa guardando da quella grata. Quella è la costruzione di quella grata, sì, perché non poteva assistere. Ma anche più antico probabilmente. Quindi nei vari, come diceva Alexander, si sono succedute varie migliorie nella chiesa, tra cui un saluto sulle campane. Sì, molto bella. Sì, l'affresco è molto bello. Nei vari anni appunto è stato ordinato l'organo, che è quello che adesso è in chiesa. Nel 1929 della Divinità degli Cristiani di Magenta, gli anni 25, 38 canne, 26 registri, e adesso appunto in chiesa sopra il battistero. Io avevo sentito, mi dicevo una volta, che sotto qui c'erano sepolti dei... Vero? Sì, è vero, non ve l'ho detto, il cimitero era fuori ma anche dentro la chiesa. Praticamente i preti e i diaconi venivano seppelliti nella cripta. Quando ero bambina io, vuol dire che sono vecchia, io mi ricordo che andavamo, quando il mese di maggio le nonne e le zie venivano qui a pulire la chiesa, noi bambini giocando andavamo giù e c'erano gli scheletri. Poi il dottor Tettamanzi, per i motivi di igiene, ha fatto cementare, adesso lì non si può più aprire nulla. Prima era qui l'ingresso. C'era anche una scaletta da cui si scendeva, ma hanno fatto si giù. Però potrebbe esserci anche il primo benefattore di questa chiesa. Potrebbe essere seppellito qua, lo faccio. E poi apriamo.
fratello che ha un cicciato di 30 soldi la chiesa di Donateceppino l'8 aprile del 1144. È il primo documento che ha scovato gli sterili della compositura di Bernardo. E perché non potrebbe essere sepolto qui, visto che è stato il primo benefattore? Un'ipotesi verificabile se si cita il muro e si vede. Bene. Poi nei vari rimaneggiamenti che sono state anche